Dopo una settimana di punti perduti, presunte strigliate, sussurri e spifferi, è lo stupore, non il tanto sospirato sorriso ad accompagnare l'avvio di Juventus-Udinese. Capello sceglie il tridente d'attacco, con Del Piero, Trezeguet e Ibrahimovic. In difesa Montero, al centro con Thuram e Cannavaro ai suoi fianchi. Zebina, che scala esterno destro di centrocampo, con Camoranesi, partner di Emerson, in mezzo. Blasi, il sacrificato. E le prime tre giocate juventine coincidono con altrettanti sorrisi degli attaccanti. A 32 denti quello di Ibrahimovic, che punisce una dormita della difesa friulana dopo appena 37 secondi di gioco. Pieno e coinvolgente quello di Trezeguet, al termine di un duetto stretto proprio con lo svedese. Timido, quasi accennato, quello che accompagna le prime due palle giocate da Alessandro Del Piero, al decimo e al tredicesimo, entrambe conclusioni fuori dallo specchio. Nonostante il colpo a freddo, l'Udinese c'è. In avanti tocca a Fava, supplire all'indisponibilità di Iaquinta, e proprio da una sua azione insistita arriva il primo pericolo alla porta di Buffon, con Pizarro che dal limite non riesce a trovare lo specchio. La nuova Juve disegnata da Capello è fatta su misura per esaltare le doti di incontrista di Emerson e l'esplosività negli spazi larghi di Ibrahimovic. Dietro invece serve un po' per metabolizzare posizioni e movimenti inediti. La corsia di destra, leggi Zebina e Thuram, appare quella più in difficoltà. Lo intuisce Di Natale, pericoloso al 27esimo, pericolosissimo, 3 minuti più tardi, quando serve a Fava un pallone che per pochi centimetri non diventa l'1-1 friulano. La miglior dote dell'Udinese, la circolazione di palla, diventa limite, col tridente bravo a pressare alto e a non lasciar tempo di ragionare alla squadra di Spalletti. Ci prova Del Piero, che al 33esimo si conquista una punizione che poi indirizza direttamente in porta, incontrando i pugni di De Santis. E al 35esimo, quando prima suggerisce per Trezeguet, che perde l'attimo, poi si fa anticipare da Felipe, poco prima della conclusione. C'è equilibrio in campo, gli ospiti si fanno preferire nel fraseggio, figlio della superiorità numerica in mezzo al campo. Ma in avvio ripresa Spalletti cambia, dentro Di Michele per Mauri, anche l'Udinese dunque si riconverte al tridente, ma è sempre quello della Juventus a pungere per primo. Centro di Camoranesi sporcato da un difensore, Del Piero, da due passi, grazie a De Santis. Con l'ingresso di Blasi per Cannavaro, Zebina torna in difesa restituendo la fascia destra a Camoranesi, ma paradossalmente è proprio su una percussione centrale l'italo argentino che arriva il raddoppio. 1-2 con Del Piero, palla all'incrocio, nulla da fare per il portiere. Raddoppio che piega le gambe agli ospiti, la Juventus sembra poter dilagare. Al 14esimo Ibrahimovic si porta a spasso la difesa, tocco per Camoranesi, De Santis nega il 3-0 e la doppietta all'ala di Capello. Poche, pochissime le sbavature in difesa, due a cavallo del 15esimo che liberano Di Michele al tiro, ma sulla prima la mira e la posizione decentrata giocano a favore di Buffon, mentre sulla seconda è provvidenziale il recupero in tandem di Blasi e Thuram. È il campanello d'allarme che spinge Capello a rinunciare ad un attaccante, Trezeguet, per un difensore in più, Pessotto. Ma la crescita dell'Udinese è tangibile. Buffon è decisivo al 24esimo sulla stoccata dalla distanza di Marek e Jankulowski, mentre non può nulla qualche istante più tardi su un'incornata di Fava, che Germignani giudica erroneamente viziata da un fuorigioco. Errore dell'assistente di Rodomonti, che concede il bis qualche minuto più tardi, questa volta fermando Di Natale a tu per tu con il portiere della Juventus. Due sviste che acquistano maggiore valenza quando in pieno recupero Di Michele accorcia le distanze con un tocco morbido in anticipo su Buffon. Al di là degli episodi resta un pomeriggio carico di smile per la Juventus. 3 punti che portano in dote risposte importanti. La conferma di una sempre meno celata Ibrahimovic dipendenza, con lo svedese perno attorno al quale far ruotare l'intero attacco. E poi il ritorno del miglior Del Piero, leader ritrovato, cui Capello dispensa complimenti e consigli senza soluzione di continuità. Una risposta alle voci di un presunto faccia a faccia fra i due in settimana, e allora ecco che anche l'immancabile sostituzione.